Guardi, quanto è successo in Grecia e sta succedendo in Grecia, l'avevamo detto un anno fa. Devo dire, avevamo sbagliato le previsioni, avevamo detto entro 6 mesi la Grecia si trova nelle medesime condizioni con gli stessi ricatti europei, è passato un anno e abbiamo sbagliato di 6 mesi. Mi sembra che gli annunci del governo, più volte ripetuti, siano soltanto aria fritta, l'Europa cambia verso, evviva evviva, finalmente l'Europa riparte, si parte dai cittadini, non dal debito pubblico. Ecco, è avvenuto l'esatto contrario. E poi devo dire che in realtà il governo sta andando proprio nella direzione voluta dalla Germania. È stato il ministro Padoan a chiedere la follia di avere il superministro dell'economia europeo, che vuol dire la perdita di sovranità del popolo, non del governo di turno. Vuol dire togliere l'unica e vera, diciamo, possibilità di fare azioni politiche concrete da un governo eletto. Capisco che Renzi e il PD non gli piacciono le elezioni, infatti non si è confrontato con i cittadini, però penso che sarebbe un delitto, politico, cedere altra sovranità all'Europa invece di battersi per riprendersela. Condivido pienamente la posizione del professor Bagnai quando dice che il problema del nazionalismo è il nazionalismo europeo, non il nazionalismo dei singoli stati che si difendono. L'abbiamo visto sull'immigrazione, il fallimento dell'Europa, l'abbiamo visto dal punto di vista economico, il fallimento dell'Europa. Non a caso noi dal 2008 in poi siamo ancora in una situazione drammatica per quanto riguarda, per esempio, l'occupazione. Chiudo dicendo, vi sembra normale un'Unione Europea che impone agli stati, rischiando ovviamente infrazioni per chi non rispetta le regole sulla percentuale debito pubblico e PIL, e non imponga invece per esempio la percentuale di disoccupazione in un paese? È un'Europa che ovviamente sta difendendo soltanto grandi interessi economici, sicuramente non i cittadini.